Luciano Di Marzio, presidente di Confartigianato Imprese Teramo. La Confartigianato oggi è scesa in piazza per la quinta giornata nazionale sulla prevenzione dell'Alzheimer. Sì, noi aderiamo con piacere a questa iniziativa perché riscontriamo che è un problema sempre crescente e che crea tanti problemi nelle famiglie, quindi la prevenzione penso che sia importantissima in questo caso. Quindi noi siamo qui presenti, facciamo riempire un questionario in modo che poi questa iniziativa viene svolta in collaborazione con l'Università Cattolica, la quale raccoglie tutte le informazioni e quindi poi vede se ci sono principi o problemi per quanto riguarda per occuparsi un po' della prevenzione. Devo dire che su questo argomento, su questa malattia, si stanno facendo ricerche e noi collaboriamo anche in questo. Abbiamo avuto notizie per quanto riguarda l'Università di Chieti, che sta facendo anche con risultati qualche iniziativa e qualche studio su questa malattia, e quindi noi invitiamo tutti a venire presso la nostra associazione a riempire questo questionario, che sarà con la privacy, non viene divulgato, però è una prevenzione per vedere se eventualmente ci sono già dei sintomi della malattia, perché è una malattia, come sapete, che prende la mente, e quindi c'è un problema di ricordare, di avere anche che modo che si possa intervenire in tempo per cercare non di guarire, ma almeno di rallentare questa azione che poi crea tanti problemi nelle famiglie.